un segreto che viene dall'Oriente e ci fa risparmiare tempo per fare le cose prima e meglio. Così abbiamo più tempo libero per noi stessi e le nostre cose, ma non è magnifico? Sì, ma è un sogno irrealizzabile. No, nessun sogno, questa è pura realtà. È un metodo strutturato che viene utilizzato nelle grandi multinazionali giapponesi. Garantisce efficienza e produttività, ma possiamo seguirlo anche noi a casa. Se volete sapere qual è, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Il metodo si chiama il metodo delle 5 S perché è suddiviso in 5 fasi. Sembra sia stato sviluppato nel 1960 e 70 in Giappone dalla Toyota per sostenere una nuova rivoluzione industriale dopo la povertà della guerra. In realtà si basa sui valori della società tradizionale giapponese, valori che risalgono a molti secoli fa. Grazie della lezione di storia, ma ci spieghi come funziona adesso? Calma! Avere le informazioni giuste ci aiuta a capire bene e poi fare le cose nel modo giusto, cioè in modo trendy e sano. E per essere sempre più trendy e sani, iscrivetevi, attivate la campanella delle notifiche e aiutatemi a divulgare la salute naturale abbonandovi al canale con un piccolo contributo mensile. Un grazie di cuore a chi si è già abbonato, ci sono tante sorprese per voi e altre ancora in arrivo. Allora, io ho usato questo metodo e vi voglio dire che funziona. Sono partita dalla mia postazione dove scrivo i miei libri, gli ebook, i testi dei video. Eccolo, il metodo delle 5 S, sono 5 parole giapponesi che iniziano per S. 1. Sei ri. 2. Sei ton. 3. Sei so. 4. Sei ketsu. 5. Shitsuke. Seiri vuol dire organizzare, liberare gli spazi da tutto quello che non serve per l'attività specifica. Io ho lasciato sulla scrivania davvero solo quello che uso ogni giorno. Seiton vuol dire mettere ordine, ogni cosa al suo posto. Dopo aver liberato la scrivania, ho trovato un posto ordinato per tutte le cose che avevo tolto e ho ordinato anche quelle rimaste sulla scrivania. Seiso, brillare! Quando è tutto in ordine, arriva il momento di fare le pulizie. Tutto deve brillare, pulito e profumato, uguale buon umore e produttività. Seiketsu vuol dire standardizzare, cioè rendere le tre abitudini precedenti un'abitudine standard da ripetere tutti i giorni. E Shitsuke vuol dire mantenere nel tempo l'applicazione del metodo, anzi cercando sempre di migliorarlo. Ma sembra proprio il metodo di Marie Kondo. Certo, perché lei si è ispirata proprio a questi valori tradizionali giapponesi, che esistono da prima che la Toyota li utilizzasse. Se non sapete chi è Marie Kondo, vi lascio in descrizione il link al suo libro È straordinario, ti apre la mente. Ora provate a utilizzare questo metodo e scrivetemi nei commenti com'è andata. E poi condividete questo video, diffondiamo l'ordine nel mondo e la pulizia. Se noi applichiamo questo metodo tutti i giorni, davvero la mente sarà più libera, avremo le idee più chiare, un umore migliore e anche magicamente più tempo per noi stessi. Più lo facciamo, meglio stiamo. Se ami anche tu la salute naturale, metti mi piace e condividi questo video trendy e sano naturalmente. Ciao! Strutturato!